Sale la tensione tra il gruppo progressisti e la giunta regionale intorno allo stato di smaltimento delle pratiche agricole arretrate, per le quali è prevista una soluzione grazie alla legge regionale numero 24 del 23 dicembre 2019, dal titolo Norme per l'attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo. Nonostante lo strumento normativo, la situazione pare però trovarsi in una fase di stallo. Per questo motivo, il gruppo progressisti del Consiglio regionale, con primo firmatario Gianfranco Satta, vicepresidente della quinta commissione attività produttive, ha presentato un'interrogazione circa lo stato di attuazione della legge in oggetto, che prevede, grazie all'impiego prioritario del personale delle agenzie Argea e Laore, il disbrigo delle pratiche arretrate. Ma nonostante il carattere d'urgenza della norma, sottolineano i progressisti, le disposizioni contenute nella legge non sono ancora state applicate. Ad oggi la Giunta regionale non ha provveduto all'istituzione dell'unità di progetto, alla definizione dei rapporti con le altre strutture del sistema regione, all'individuazione del responsabile, a indicare obiettivi, durata, risorse umane adeguatamente qualificate a svolgere l'attività in argomento, nonché le risorse finanziarie e strumentali necessarie, tutti elementi da stabilire coerentemente con quanto sancito con la legge regionale 24 del 23 dicembre 2019, sostiene Gianfranco Satta, che conclude: è evidente che tali situazioni generano tensioni, malumori e preoccupazioni tra gli operatori agricoli, che non vedono tutelate le esigenze delle proprie imprese agricole, già in difficoltà per la realtà e il contesto in cui si trovano ad operare, neppure a fronte di una legge approvata.